La Via Lattea è nata con un atto di cannibalismo nei confronti di una galassia vicina con una massa pari a un quarto della sua, avvenuto circa 10 miliardi di anni fa. Lo dimostra lo studio pubblicato sulla rivista Nature Astronomy e basato sulla datazione delle stelle della nostra galassia ricostruita dal satellite Gaia dell'Agenzia Spaziale Europea ESA. Lo studio, coordinato dall'Istituto di Astrofisica delle Canarie e dall'Università Spagnola di La Laguna, parla anche italiano, grazie agli autori Santi Cassisi dell'Osservatorio Astronomico dell'Abruzzo dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e della sezione di Pisa dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e Matteo Monelli, collega di Gallart alle Canarie. Allora, quello che noi abbiamo scoperto fondamentalmente è stato forse quello che riteniamo essere il primo evento di cannibalizzazione che ha, come dire, contribuito alla formazione della Via Lattea nei primi, chiamiamoli, istanti di vita della sua formazione. Forse noi abbiamo tracciato quello che è il primo processo di cattura, di proprio agglomeramento, di cannibalizzazione di una galassia nana, che appunto è Gaia Enceladus, da parte diciamo, di quello che era la nostra galassia nei primi istanti della sua vita. Perché questa è una scoperta importante? È molto importante proprio per capire quali erano anche le condizioni fisiche nell'universo in un'epoca molto lontana dalla nostra. Questo è il risultato di una collaborazione internazionale che coinvolge colleghi spagnoli qui dell'Istituto Astrofisico delle Canarie, dove fra l'altro mi trovo, colleghi francesi, anche americani. Ciascuno di noi ha dato un suo contributo. Io, per esempio, ho fornito tutto lo scenario teorico, quindi i modelli stellari, i codici di sintesi che servono a costruire questi diagrammi sintetici, cioè qual è la posizione attesa delle stelle nel piano luminosità-temperatura. Altri colleghi hanno contribuito con le simulazioni cosmologiche. Questo è stato, se vogliamo, un primo lavoro di test, nel senso abbiamo cercato di capire come con questi tool, che tipo di informazioni con questi tool potevamo ottenere. E adesso le anticipo, la cosa è assolutamente nuova, che utilizzando lo stesso tipo di tool e lo stesso tipo di ingredienti, in qualche modo abbiamo realizzato uno studio che è stato appena sottomesso a un'altra rivista prestigiosa, scientifica prestigiosa, in cui cerchiamo di studiare in dettaglio gli eventi di un altro processo di cannibalizzazione. Cioè era ben noto da tanti anni che la nostra galassia sta fagocitando, sta cannibalizzando un'altra galassia nana che si chiama Sagittarius. Okay? Questa galassia è in via di distruzione in questo momento. Allora, quello che abbiamo tracciato, stiamo cercando i segnali fossili dell'interazione nel corso dei vari miliardi di anni di questa galassia nana che ruotava intorno alla Via Lattea e ad ogni passaggio veniva in parte distrutta. Abbiamo trovato le segnature, proprio le tracce archeologiche di questi impatti, di queste cose. Questo è un tipo di studio che stiamo realizzando e poi l'idea per il futuro e anche di continuare a studiare altre porzioni della nostra galassia nel tentativo proprio come archeologi di andare a trovare tracce di ciò che è avvenuto nel lontano passato della Via Lattea.